Buongiorno a Enzo Mesagna della segreteria della CISL Lombardia, ben arrivato. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ci sono state quasi 2 milioni di dimissioni nel 2021 e oltre 2 milioni nel 2022, in aumento di oltre il 35% rispetto al 2019. Sono questi i numeri presentati da un recente studio realizzato dalla CISL Lombardia, intitolato Dentro l'epoca della Great Resignation, i nuovi fattori di attrattività del lavoro nella società che cambia. Allora, guardando specificatamente alla Lombardia, dall'analisi emerge che nella regione si sono registrate 420.000 dimissioni nel 2021 e 566.000 nel 2022, pare al 12% del totale dei lavoratori occupati. Allora, Mesagna, questo delle grandi dimissioni è un fenomeno di portata globale, dicevamo, molto spesso considerato una conseguenza diretta della fatica mentale provata dai lavoratori durante la pandemia da Covid-19. Ma è proprio così o ci sono anche altri motivi che hanno spinto i lavoratori a lasciare il lavoro? La ricerca curata da voi della CISL prova a dare qualche risposta a queste domande. Ecco, com'è stata curata? Com'è stata condotta? Ma prima di tutto abbiamo rilevato, appunto, come diceva lei, che i numeri, soprattutto in Lombardia, sono molto preoccupanti. Il 12% della forza lavoro negli anni post pandemia ha dato le dimissioni e questo rappresenta un segnale allarmante, se vogliamo, per il mercato del lavoro. E questi numeri ci hanno spinto, come CIS Lombardia, a provare ad analizzare questo fenomeno partendo però da una dimensione dell'ascolto. Come diceva anche prima la sociologa Coin, bisogna analizzare partendo dall'ascoltare la voce di chi queste dimissioni le ha presentate. E quindi noi abbiamo deciso di sottoporre un questionario agli oltre 17.000 persone che nel corso degli anni post pandemia, quindi 21, 22, i primi mesi del 23, hanno dato le dimissioni presentandosi ai nostri sportelli dislocati in tutta la Lombardia. Ecco, chi ha deciso di lasciare il lavoro l'ha fatto per una serie di ragioni, ce le vuole indicare? E su questa partita, come si diceva prima, la pandemia ha un po' modificato il nostro approccio al lavoro, direi quasi intervenendo anche su un cambiamento per quanto riguarda il valore del lavoro e il significato del lavoro. Quindi oggi la persona non va più a cercare la soddisfazione solo economica o magari anche di carriera, ma cerca una sorta di nuovo benessere, un benessere creato dall'equilibrio di diversi fattori, di cui la parte economica comunque ha una dimensione importante, ma non è l'unica. Le altre dimensioni sono legate al livello di stress correlato al lavoro, al clima aziendale che spesso viene rilevato tossico dai lavoratori che danno le dimissioni, una necessità di avere una maggior conciliazione vita-lavoro, e questa è una dimensione che sta assumendo sempre più importanza, ovviamente soprattutto nella componente femminile nel mercato del lavoro, però la possibilità di conciliare le necessità lavorative e quelle familiari sta diventando sempre più importante in una società che evolve con questa velocità. Io devo ringraziarvi, amici all'ascolto, per i vostri messaggi. Viene fuori un'Italia straordinaria. Buongiorno, sono Giulia e lavoro come tecnico software. Ho 26 anni e molto probabilmente, da quello che dice l'INPS, andrò in pensione a 70 anni. Com'è possibile che non ci ribelliamo a tutto ciò? Cosa resta a noi giovani? Forse è colpa nostra che siamo meno interessati a tutto ciò che ci circonda? Sono preoccupata, anche se felice, di fare ciò che faccio. È uno dei tanti messaggi che stanno arrivando. Enzo Mesagna della CISL Lombardia, chi ha deciso di lasciare il proprio lavoro? Ne aveva già un altro?
Non sempre, e questo denota la difficoltà che alcune persone hanno nel riuscire a sopportare un ambiente lavorativo che non è così soddisfacente, così consono alle proprie aspettative. Nella nostra indagine quasi un lavoratore su tre che ha presentato le dimissioni l'ha fatto senza avere un approdo sicuro. Alcuni senza il lavoro, altri... Ma è una scelta sbagliata quindi, o no? È una scelta che noi valutiamo sbagliato, ma che, ripeto, denota una grossa difficoltà, una grossa fatica nel sostenere l'ambito lavorativo, ma proprio per i motivi che dicevo prima. Questo rappresenta un forte campanello di allarme, a mio modo di vedere, e credo che noi abbiamo una forte responsabilità nell'accogliere queste istanze. Quando dico noi, intendo da una parte le organizzazioni sindacali, ma dall'altra anche le associazioni datoriali, che da questo turnover ovviamente hanno dei danni nel perdere, nel continuare a cambiare le persone. Quindi noi dobbiamo avere in qualche modo la capacità di mettere a terra queste tematiche e provare a risolverle all'interno della contrattazione. Questi sono tutti, certo, sono tutti oggetto di materia contrattuale, quindi lavorare maggiormente per migliorare l'ambiente di lavoro, parlando, che ne so, di welfare, migliorare le condizioni di conciliazione vita-lavoro, perché no, aumentare i salari, che come sempre sono una cosa molto importante. Quindi sono tutte questioni che dobbiamo saper riportare all'interno della contrattazione. Grazie a Enzo Mesagna della CISL, buona giornata e buon lavoro anche a lei, ovviamente. Grazie davvero. Grazie, buona giornata a tutti.